L'uomo elegante non si limita al solo abito, ma completa il suo modo di essere attraverso una serie di oggetti che vanno dalle scarpe al cappello, dai guanti all'ombrello, dal foulard alla borsa, quelli che vengono definiti in una parola accessori. A Fiamma Ferragamo chiediamo di narrarci di suo padre come un esempio tipico di self-made man, cioè la storia di un uomo che da solo ha costruito una dinastia. Sì, esattamente come ha detto lei, appunto nasce a Bonito perché già lì da ragazzino aveva avuto aspirazioni così di fare il calzolaio, era un po' nei suoi sogni, andava nella bottega del paese, eccetera. E nonostante suo padre non volesse, poi ha continuato e l'ha convinto, diciamo, a cominciare sul serio questa cosa. E poi molto presto, aveva pochi anni, tipo 14, è emigrato in America, dove ha raggiunto altri fratelli che già erano lì. E questa era stata un po' una spinta, perché naturalmente pensava all'America come paese che doveva esaudire un po' tutti i suoi sogni e il suo desiderio di iniziare una cosa così. E di fatti così è andato in California e lì ha cominciato insieme a un fratello che invece faceva il sarto e faceva scarpe fatte a macchina, molto bene, lestrose, attraenti. Infatti il suo negozio di Hollywood era pieno di nomi famosi, di gente che l'aveva scoperto, eccetera. Però non contento di questo, dopo diversi anni, cercando un qualcosa di più adatto e alla sua fantasia e alla sua tecnica anche, perché insieme a questa fantasia abbastanza eccezionale, a questo senso di moda della scarpa che poi allora esisteva molto limitatamente, lui voleva creare un prodotto che avesse dentro qualcosa di particolare, cioè che rispondesse a una calzata perfetta, a una cosa diciamo più vasta di quello che poteva essere un normale prodotto. E così tornò poi in Italia alla ricerca di questa manodopera pregiata che lui sapeva di trovare e scelse di andare a Firenze. Scelse Firenze per varie ragioni, sia per il suo artigianato, sia perché mi piaceva molto, sia perché questa città così piccola, ordinata, raffinata lo attraeva molto. Ecco, qui abbiamo delle scarpe di materiale... Sì, questa è raffia. Sì, i materiali che lui ha usato sono in effetti tantissimi, sia per questioni di fantasia sua, di modelli un po' particolari, e poi naturalmente nel periodo della guerra tutta la mancanza di capretti, di pellami, di materiali importanti l'hanno portata a usare tutto, anche la carta, il sughero, nelle famose zeppe, che sono nate anche quelle... già un po' in California per una questione allora veramente ortopedica, e poi invece durante la guerra proprio per le ragioni che sappiamo, che non trovando cuoio eccetera.